In questo video vorrei cercare di approfondire quelli che sono i fatti che hanno generato la creazione dell'essere umano fino ad arrivare a quelli che hanno caratterizzato le vicissitudini e quanto accaduto nel giardino dell'Eden, dove Eva viene tentata dal serpente. È un video abbastanza lungo, mi è costato molto lavoro. Diluito nell'arco di parecchio tempo, il che mi ha fatto rivisitare anche delle mie teorie e dei miei video che non sono propriamente corretti. Partiamo dal principio. L'antefatto, possiamo chiamarlo. Versi della Trasis. Quando gli dei erano uomini, sottostavano alla corvée, portavano il canestro di lavoro. Il canestro di lavoro degli dei era troppo grande. Il lavoro oltremodo pesante, la fatica enorme. I grandi Anunnaku, i sette, avevano imposto la corvée agli Gigi. Raggiunto un accordo, i grandi dei avevano estratto a sorte i propri domini. Anu era salito in cielo, Enlil aveva avuto la terra come dominio, e il chiavistello che barrica il mare era stato assegnato a Enki il principe. Da questi documenti, ritrovate nella biblioteca di Re Assurbanipal, si fa risalire le origini dei Sumeri. Da ciò capiamo che vi sono due categorie di divinità che venivano prima della nascita dell'essere umano, o perlomeno prima di come noi lo conosciamo oggi. Vi erano i superiori Anunnaki, o Anunnaku, che significa i figli di An sulla terra, e gli Gigi, di rango inferiore, che erano coloro che venivano detti signori lavoratori. Tenete a mente questo passo. I sette superiori Anunnaki sono facilmente identificabili nei testi sumeri con An, o Anu, Enlil, Enki, Nannar, o Nanarzin, Utu e Inanna, Ishtar. Ma analizziamo ancora la Trasis. È allora che gli Anunnaki celesti imposero agli Igigu, o Igigi, il loro lavoro. Per 100 anni essi lavorarono, per 500 anni essi lavorarono, per 900 anni essi lavorarono, per 1000 anni essi lavorarono. Fecero il conto dei loro anni di lavoro, 2500 anni e più che essi avevano giorno e notte sopportato questo pesante lavoro. Notiamo il termine sopportato, sintomatico che gli Gigi o i Gigu si stavano lamentando e stavano per dar vita a una rivolta. Difatti, la Trasis continua. Abbiamo impegnato tutte le nostre forze in questo muover terra. L'eccessivo lavoro ci ha uccisi. Troppo pesante era il nostro lavoro, infinita questa fatica. Ecco perché noi, gli dèi, al gran completo, ci siamo decisi a recriminare contro Enlil. Da qui in poi cambia tutto. Gli Anunnaki si rivolgono al più saggio di loro, Enki, che va a colloquio con Nammu. Tutto riscontrabile nel poema della Trasis. Alle parole di sua madre Nammu, Enki si alzò dunque dal letto, dice la Trasis. Il creatore di tutto preparò una matrice e quando Enki, costruttore per natura, ebbe ingegnosamente messo a punto il progetto, si rivolse a sua madre Nammu. Il sostituto degli Gigi esiste già, c'è già. E Nammu, intorno a lei, la creatura, avvolgi l'immagine degli dèi, facciamo la nostra immagine, a nostra somiglianza. Quindi la Trasis ci porta inoltre a capire che Enki verrà affiancato da Ni'ma Ninhursag in qualità di signora delle nascite. Sarà insomma lei la dea madre che per prima si presterà a mettere al mondo, tramite manipolazione genetica dell'Homo erectus, che è la famosa creatura, e del DNA Anunnaki, l'immagine degli dèi. La Trasis ci dice, quasi a confortare gli Gigi disperati per il troppo lavoro, ma vi è un rimedio a ciò, è presente nel Bel-Ettili, la dea madre, che fabbrichi un prototipo d'uomo. È lui che porterà il giogo degli dèi. Chi porterà il giogo degli Gigu? È lui che sarà caricato della loro fatica. Cioè questi hanno creato l'essere umano, manipolando l'Homo erectus, per farlo lavorare, uno schiavo. Quindi sappiamo che per sedare una probabile rivolta degli Gigi, i superiori Anunnaki creano, manipolando l'ominide Homo erectus,
l'Homo sapiens. Tale Homo sapiens, ovviamente, doveva essere in grado di manipolare oggetti e di obbedire agli ordini che venivano loro impartiti per lavorare al posto degli Gigi. Difatti, i testi sumerici spiegano che venne creato il Lulu, che significa il mescolato. Questi stessi testi della creazione del Lulu sono riportati non solo nella Trasis e nell'Enuma Elish, l'epica della creazione sumera, ma anche nel Popol Vuh de Maya. Chi di voi ha letto il Popol Vuh sicuramente avrà fatto questi tipi di collegamento, ma oggi non ne parleremo. Quindi ora, ricordando quanto detto, bisogna passare a un altro antefatto che si ricollegherà poi in seguito. E quindi occorre capire bene chi sono le figure di Adamo, di Eva, dei giganti e dei figli di Dio e del serpente. Perché se non si approfondisce bene chi sono queste figure, non si riesce a dare un volto e un significato preciso ai fatti dell'Eden e a comunque la genesi dell'essere umano. Bisogna analizzare bene il significato di queste parole. Adamo. Per brevità non cito tutte le fonti sumere, assiro-babilonesi, altrimenti non si riesce a finire più. Quindi, restringendo il campo e raccogliendo documentazioni varie, diversi studiosi di lingua antica hanno dedotto abbastanza facilmente che il termine Adamo non sta ad indicare una singola persona, ma il più generico terrestre. Basta citare gli studi del grande assirologo Kramer e di Tobe. E vi è di seguito tantissimi altri, perché questi scrittori che ultimamente hanno fortunatamente divulgato i fatti relativi ai Sumeri, Sitchin in primis, si rifanno tutte le teste di Kramer. Cioè, il grande sumerologo, il grande assirologo è Kramer. Questo era un personaggio alla quale gli scienziati ufficiali non riuscivano ad opporsi, perché era il più bravo di tutti. E quando non riuscivano ad opporsi a quello che Kramer diceva, sapete cosa facevano? Facevano finta di niente. Lo mettevano da una parte. Lo facevano sparire. Quello che diceva Kramer spariva. Andiamo avanti. Eva. Qui bisogna che ci dilunghiamo invece un pochino di più, perché il discorso è un pochino più complicato. Scritta in versione ebraica dell'Antico Testamento come Hava, scritta H-A-W-W-A-H, Hava, la cui provenienza risale alla radice Ayah, che vuol dire vivere. Questo è ciò che si desume dalla lettura del testo masoretico adottato dalla Chiesa Cattolica, attenzione, e risalente al VII secolo d.C. Se invece analizziamo la Bibbia ebraica scritta in greco, Eva prende il significato di Zoe, ossia vita. Quindi, sia per i greci che per gli ebrei, Eva significa esistenza o vita. Quindi vedete come nei secoli i testi sono stati manipolati e messi del culto vogliono far credere che Adamo ed Eva siano stati due esseri veramente esistiti in un giardino pieno di frutta. Non ci azzecca niente con quello che dice la Chiesa. A mio avviso, personalmente, i compilatori della Bibbia antepongono Adamo come figura più importante di Eva semplicemente per evitare il consolidarsi di una società di natura matriarcale. Tra le altre manipolazioni messe in atto nella stesura della Bibbia. Quindi gli antichi sumerici fanno capire che la donna è vita e che dunque la vita è nella donna, che di fatto concepisce fisicamente l'essere umano, cioè è la natura del suo ruolo. Noti furono gli studi dello svizzero Engels, che ritrovò numerosi reperti archeologici che confermano quanto detto, ossia che in passato si venerava la grande madre, in quanto generatrice di vita. Nessuno può metterlo in dubbio. Quindi dovremmo chiederci, come mai nel Nuovo Testamento la Maria Maddalena, faccio un esempio, viene screditata definendola una meretrice prostituta, quando a Qumran
Viene addirittura ritrovato il Vangelo di Maria Maddalena, da dove si capisce che lei è molto legata a Gesù, è tutt'altro che una prostituta. Nel Vangelo di Filippo si narra che la compagna del Salvatore è la Maria Maddalena e che Cristo l'amava più di tutti gli altri discepoli e soleva spesso baciarla sulla bocca. Ora sto Filippo si è impazzito? O è stati manipolati i testi antichi? La risposta è quella che ho detto sopra. Una casta sacerdotale maschile e maschilista vuole abbattere per sempre il consolidarsi di una società matriarcale che venerava la grande Dea Madre. Difatti vediamo che ancora oggi i maestri del culto sono tutti uomini e le suore sono relegate da una parte. La stessa cosa, eh? E torniamo a Eva, scusate. Nella Septuaginta, la compagna di Adamo non viene mai indicata con il nome, bensì come la donna. E sono in un caso indicata come Zoe, ossia vita. Attenzione adesso. Il termine originale Hawa, usato per Eva, è anche la forma ebraica di Eba. Ebat, Kebat o Kiba. Sono tutti omofoni ad Eva. Inoltre in sumero la scritta madre si rappresenta con un pittogramma Ama, si pronuncia Ava. Quindi, Ama, Ava, Abat, Awa, Eva. La parola di derivazione è madre in sumero. Quindi Eva è la grande madre, in quanto portatrice di vita. Vabbè, facciamo una piccola digressione, giusto per... visto comunque siamo in tema. Nel panteo dei seguaci di Zarathustra, in Iran, si venerava Anahita. Essa era venerata in quanto madre del figlio di Dio, la cui nascita era celebrata il 21 dicembre, tanto che venne dedicato il tempio di Kanwawar proprio ad Anahita, l'immacolata vergine madre del dio Mitra. Cioè una storiella nota questa, eh? Anahita, l'immacolata vergine madre del dio Mitra. Comunque Eva, abbiamo capito che anche qui non è una singola persona che sta dentro un giardino pieno di frutta. Il serpente. È fondamentale capire che cosa significasse per gli antichi il simbolo del serpente. Devo fare un po' di mente locale. In primis sappiamo che esso venne associato ad Enki, quindi al superiore Anunnaki, in quanto essere di grande conoscenza e saggezza, nonché creatore del genere umano tramite manipolazione genetica. Quindi il serpente Enki è il detentore dei segreti. È comunque una valenza positiva. Un altro significato era l'associazione al benessere fisico e spirituale e di conseguenza all'illuminazione. Quindi il mutare della pelle indicava la rinascita e la rigenerazione. Un simbolo fondamentale da questo punto di vista è il cosiddetto bastone di Esculapio, in cui il serpente si arrotola intorno a un bastone, una verga. Non è quello della medicina in cui ci sono due bastoni che si arrotolano attorno a due serpenti che si arrotolano attorno a un bastone con le ali, quello è il caduceo, non c'entra in questo.